giorno speciale sull'app di Radio Radio. Eccoci, arriviamo a Guidi e Disguidi col professor Antonio Guidi, a cui diamo il nostro buongiorno. Antonio, buongiorno! Buongiorno con tutto il cuore, con tutto il sorriso, con tutto Ma che c'è? Pinocchio lì vicino a te? Hai un Pinocchio? Lo sai, sono un psichiatra. Certo. Siamo tutti un po' autistici e quindi sono un grande collezionista di Pinocchi, perché rappresentano la metafora dell'infanzia che è un po' rigida, poi si scioglie, poi comunica e spesso scopre crescendo la sofferenza. Però questo è il Pino Natale, cioè siamo già in Natale e oggi intervistiamo veramente il Babbo Natale della dolcezza e lo dico non solo per quello che fa, maneggiando a livello planetario, con la planetaria anche, i dolci, è unico al mondo. Ma io che ho avuto la fortuna di conoscere lui, la moglie, cerco di scoprire la sua storia. Beh, il Gino Massari, c'è due cose: la dolcezza psicologica ed il coraggio di ricominciare ogni volta. È un esempio per tutti noi, vero Iginio? Se c'è Iginio, tu. Benvenuto Iginio. Grazie a tutti. Eccolo là. Vorrei dirti, caro amico, che Pinocchio rappresenta soprattutto la politica italiana di questo momento. È il personaggio più adatto per questo periodo. Non è caso. Che alla fine era anche moderato Pinocchio. Oggi sì, abbiamo perso la dignità, ma abbiamo perso la libertà di essere uomini liberi. E la dignità, vedi, è il valore che l'uomo non deve mai dimenticarsi. Vedi Gino, perlomeno Pinocchio c'aveva la fatina con i capelli turchini. Noi abbiamo uno pseudo, ma molto finto, presidente del Consiglio. Non ce l'ho con lui perché non lo vedo proprio. Poi Palazzo Chigi lo conosco da troppi anni per non amarlo, ma gli ospiti attuali li disprezzo lievemente perché non ci metto molta energia. Che ieri ci ha detto cosa dobbiamo fare a Natale. Non dobbiamo amarci, baciarci, abbracciarci. Ragazzi, se si nega l'affettività e l'amore, ma come si permette? Ma chi è? Ma manco Mao Zedong o Pol Pot, di cui forse c'ha le guance sempre più gonfie. Ma torniamo a Gino. E Gino, senti, come stai vivendo? Cominciamo per il pasticcere unico al mondo, questo il tuo lavoro. Riesci a lavorare, a concentrarti? Come va? Ti voglio dire, voi a Roma siete in una zona gialla. Sì. E avete ancora la libertà di muovervi. Io sono in una zona rossa dove la libertà non so più se esiste oppure no. Mi sono chiesto più volte se ci ricordiamo cosa vuol dire libertà nel nostro vocabolario. Il suo vero significato, perché a quanto sembra è sparito. A Roma ci condiscono un sacco di parole come companatico, togliendoci quella che è la vera libertà individuale, la dignità dell'uomo. Quando i governatori ci impongono di rimanere a casa, e posso anche capire queste cose perché dicono che vogliono salvarci la vita, ma in quel momento ci devono dare la possibilità di vivere con dignità questi momenti. Se no, che cosa fanno al governo? A raccontarci le barzellette? Pinocchio ci riusciva benissimo e non ha mai perso la dignità di essere Pinocchio. In questo momento ci evitano in qualsiasi momento di essere delle persone con un passato alle spalle. E vorrei ricordarvi una volta che i pasticceri e tutti i commercianti
si sono sempre autogestiti, e togliere l'autogestione a delle persone che lo Stato dice, almeno qualcuno del governo ha detto, che non pagavano le tasse, perciò non hanno nessun diritto, quando vedo che quelli al governo sono belli panciuti e la pelle ben tirata e ben riposati, non hanno il diritto di parlare, di offendere le persone che non hanno mai pesato sullo Stato, ma hanno sempre cercato appunto di essere autoportanti in tutti i governi che sono passati. Questo qua se lo sono dimenticato. È troppo semplice dire l'Italia evade. E quando non ci sarà una giustificazione dell'evasione, perché verrà, come faranno i governanti futuri a dire ci sono troppi evasori in Italia? Allora sono tutti da impacchettare e mandarli al macello. Perché quando le scuse finiscono ci sono i fatti che contano. E qua mi sembra che non capiscono esattamente quando parlano quali sono le dimensioni esatte. Antonio Guidi. Vedi Francesco, vedi Gino, e soprattutto le tantissime femmine belle che ti ascoltano, che speravano che tu parlassi di dolcezza, ma tu forse, frutto di un nonno socialista che hai descritto benissimo, quello non posso dire dove, ma l'ho apprezzato infinitamente quelle descrizioni dolci che hai fatto, ecco, hai fatto il tribuno ed è giusto. Perché un artigiano come te, che si fa il mazzo da quando è nato, non può non parlare, parlando anche dei dolci, della politica che ci impedisce persino la dolcezza di un Natale. E questo va al di là del Covid, va al di là di tutto, probabilmente solamente perché sono dei piccoli stronzetti che lasciano il tempo che trovano e se ne andranno presto. Senti Gino, torniamo un attimo ai dolci, ma quelli tuoi che sono in parte materiali, in parte psicologici, ma sti panettoni delle quali ci hai fatto la grazia di assaggiare per più anni, come stanno andando? Sono richiesti? Ho saputo che in qualche modo anche se a spot sei sbarcato pure a Roma, anche se ancora a Roma non è che ci diamo tanto bene, eh. Ti voglio dire che abbiamo provato con Roma, perché tutte le opportunità che riusciamo a fare non le evitiamo. Abbiamo con la società coraggio di poter affrontare questo presente e il futuro. E le nostre dolcezze sono sempre alla portata di tutti online. Però vorrei ricordarti che a Brescia uno che abita alla porta accanto a noi dovrebbe avere il permesso a venire in negozio. Non è che siano le cose così semplici. Dalle ultime notizie non si capisce ancora se a Natale potremo vendere i panettoni in negozio oppure se dovremmo solo usare online. Ho sentito proprio ieri un amico francese, mi hanno detto che loro stanno combattendo a spada tratta le vendite online perché limitano la libertà commerciale. E noi abbaiamo, i francesi invece mordono. Sono due cose un po' diverse da noi. Sì. Però vorrei ricordare che la gente, quando è esasperata, che ha dei limiti imposti alla libertà e che non è controllata da persone intelligenti, perché si può far tutto, Se noi guardiamo, i nostri dolci sono per la conquista del palato e a me piace scherzare e dire che cerchiamo di prendere la gente per la gola. E dico sempre che lo zucchero è un antidepressivo naturale, l'importante è mangiarlo in quantità ridotte, perché tutto fa male quando è esagerato, fanno male anche le medicine. E spero che non faccia male l'ultimo vaccino che stanno cercando di proporci
qua alla fine di dicembre, anche se io in questo momento ho un po' di problemi a pensare che sia reale, per il semplice motivo che questo vaccino l'hanno studiato sul primo virus, siamo già al terzo passaggio, forse al quarto, e non so se il virus funzionerà o seppure sarà una pubblicità per recuperare il denaro che i tedeschi e gli americani hanno speso, se mi sembra 2,4 miliardi, e le ultime, e so che le multinazionali non vogliono mai perdere denaro. Allora, Antonio Guidi, abbiamo con noi oggi Iginio Massari, il maestro pasticcere amato in tutta Italia, il più popolare d'Italia, Iginio Massari. Ancora, Antonio Guidi. Io lo venero, Iginio, perché una volta, l'occasione forse più importante della mia vita, mi ha fatto avere a mano da un suo lavorante un dolce da Brescia ad Ostia. Non me lo scorderò mai, ma soprattutto la dolcezza delle sue parole, della moglie di Deborah. Volevo chiederti due cose, Gino, perché chi ci ascolta è curioso. Dove ti trovi? Perché vedo un panorama dietro di te strano. E poi, una curiosità, ma te che elabori come se fossi un alchimista queste delizie, quando torni a casa a Natale, ma che te mangi, Gino? Voglio proprio sapere io, che c'è dietro di te e cosa mangi a Natale? Te lo mangi il panettone tuo? Sì, come no. ti faccio vedere qualche cosa che ti ricorderà. Dai, Iginio. Iginio che sta parlando, Antonio. Io non ho mai visto Iginio Massari essere così loquace come oggi in questa trasmissione. Mai. Allora, adesso, eccolo, facci lo vedere. Vedi? Sì. Eccolo. E cos'è? È di legno, scusami. È un cuore di legno. Ah, hai capito, per rispondere al Pinocchio di prima. Sai che la conosco bene quella cosa. Ah. Ma sai, se posso permettermi, non voglio parlare io, la gente vuole lui, che gli frega di me. Posso dire una cosa, Francesco? Sì, certo. Quando ci stanno gli amorosi sensi, quando sono andata a Brescia, prima avevo un convegno sull'autismo e come ogni giorno abbiamo detto ci vogliamo andare al Bar Veneto, dice, ma chissà se ci riceve. Io stavo con il mio scooterino, meglio giorno alta, meravigliosamente affascinante, siamo andati, ci ha ricevuto come se fossimo a casa nostra, ci ha parlato di cose meravigliose, di amore, di dolci. E sai che ha fatto un certo momento, mentre parlava della moglie, della figlia, di qualche ex più virtuale che reale, vede un suo addetto che mette i panettoni in vetrina, per me perfetti. Poi li ha visti da qualche millimetro storti, si è dimenticato dei guidi, di Maria Giovanna, delle ex, della moglie, di Deborah, e è corso a dire, oh, li devi mettere meglio, perché lui, per il rispetto degli altri, ha una cura maniacale della perfezione, perché rispetta gli altri, perché non si può essere sciatti, non si può essere scialtroni, non si può essere lenti quando si offre qualcosa, che sia la dolcezza, che sia l'amore, che sia la politica. Per me, Gino, è veramente l'amore. Hai capito che rapporto, Iginio, che ha Antonio? Lo sai, io penso di aver fatto la torta per il più importante, per la più importante occasione di Guidi. Certo. Almeno io la ritengo, quella lui, volta lì. Lo immagino. Adesso non possiamo descrivere, ma diciamo, un evento d'amore. La Ostia col mare. E posso dire una cosa, perché l'evento è un po' blindato in questo momento da tanti sentimenti complessi. In quel momento
non è come al solito, io offro il panettone dei massaggi, tutti quanto buono, perché se mangiano l'effetto massaggio e poi il panettone. Io quel dolce, che non era grande perché eravamo pochi invitati, tra l'altro da un certo Pino Ciotoli di Ostia, che è morto proprio in questi giorni di Covid, ed era una persona meravigliosa che dobbiamo ricordare. Ecco, quel dolce non avevo detto che era di Massari, eppure se lo sono mangiato come se fosse un miracolo. Cioè, ma chi è questo pasticcere meraviglioso? Dico, un lontano vicino amore nostro che si chiama Gino Massari. Sono quasi svenuti dall'emozione, dico la verità. Quindi che mangi a Natale? Tutti lo vogliono sapere, ancora non ce l'hai detto. Quando torni a casa? Intanto Iginio, credo che quest'anno, non lo so, il cenone non è possibile, no? O almeno si fa, no. Proprio, siete proprio in pochi a fare. Però almeno mi auguro ce la metterete tutta a fare in maniera che quei minuti, che quella serata, che quel cenone, anche in pochi, sia indimenticabile. Iginio. Beh, certo, le tradizioni fanno parte delle nostre radici, cioè ci tolgono anche quelle, siamo veramente dei miserabili. Volevo dirti, caro Guidi, che prima di mettermi in contatto con te ho ricevuto un messaggio francese dei morti che seminiamo tutti gli anni e ne racconto qualcuno. Mi dicono 9 milioni per fame, e questa qua la dice tu tutta, perché 9 milioni per fame vuol dire che l'umanità è insensibile a chi muore per fame, perciò non è molto attenta. Perciò abbiamo un sacco di istituzioni che tra virgolette contano poco, o forse queste istituzioni servono per farne morire solo 9 milioni. Ci sono 7 milioni e mezzo che muoiono di cancro e, se non sbaglio, per l'HIV 1,5 milioni e 1,1 milioni per Covid. E, senz'altro, quando uno muore dà sempre fastidio. Se lo conosci, se hai dei sentimenti profondi. Poi ho sentito ieri che è morta una ragazza di 20 anni in 4 giorni. E questo qua mi disturba moltissimo, perché personalmente preferisco vedere la gente serena e positiva. Se è serena e positiva, promuove una società positiva. In questo momento vediamo tutto negativo, ma è perché ci sono poche persone come te che pensano, benché sono state un po' segnate dal destino, ma tu sorridi in continuazione per questo, e perciò ti fa onore. E dico che la gente dovrebbe prendere non esempio da me, ma esempio da te, che sei capace di sorridere anche se sei su una carrozzella. E ti vengono tutti i miei applausi e i miei sentimenti più profondi, che tu devi affrontare un Natale sereno e un Natale che promuove la serenità non solo per te, ma per tutte le famiglie italiane. Noi siamo, allora, Iginio, è stato commovente addirittura. Antonio, purtroppo noi dobbiamo chiudere, certamente do la parola a te, però proprio solo per i saluti conclusivi. Beh, intanto per fortuna la carrozzella l'ho invitata, so sì. Che Iginio si ruppe la gamba malissimo e nonostante tutto fa il pasticcere più bravo del mondo, ma prima ancora che con le mani, insieme a Deborah e gli altri figli, tu fai il pasticcere con gli occhi, perché sei pieno di amorosi sensi, e questa è la cosa più importante. Cercheremo di richiamarti per scoprire che cavolo fai a casa tua oltre quello che fai per gli altri, e devo dire sempre nell'ottica degli amorosi sensi, davvero, nonostante tanti stronzetti, con tutto il cuore, viva Francesco,
viva Gino e la sua famiglia, viva i suoi panettoni e soprattutto attraverso loro e forse un pochino attraverso me, viva gli amorosi sensi e viva la vita! Davvero con tutti i cuori! Ciao Antonio, grazie veramente. Iginio, tanti auguri, tanti auguri, anche momenti commoventi stamattina e poi con un Iginio Massari che non ti aspetti, così, così loquace e anche toccando temi di ogni genere. Attenzione, dovete